Benvenute in un nuovo video. Oggi voglio farvi un video dove facciamo insieme dei cerottini fai da te anti punti neri, quindi per rimuoverli in maniera molto facile, veloce e soprattutto economica, che possono fare veramente tutti a casa perché è fatto appunto con degli ingredienti che tutti abbiamo veramente dentro casa per forza. E questo qui è un metodo molto 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 famoso qui su YouTube, quindi ho pensato di provarlo anch'io e farlo insieme a voi. Allora, vi dico, scusate che sono struccata, che faccio schifo, che c'ho la maglietta dell'Italia perché Forza Italia, però cioè nel senso, perché ho detto tanto mi sporco, lo dico pure nel video, sì, ok. E niente, quindi proviamo insieme questo nuovo metodo e speriamo insomma che mi toglie un po' di punti neri, che mi fa bella, eccetera. E niente ragazze, quindi io spero quindi che vi piaccia e vi mando un grossissimo bacio e vi lascio il video. Allora iniziamo. Per fare quindi questo cerotto fai da te anti punti neri avremo bisogno di un uovo e mezzo limone. Allora il tutto è nel andare a dividere l'uovo, quindi facciamo due bicchierini, mettiamo da una parte l'albume e da una parte il burro. Ok, quindi ho diviso l'uovo, ovviamente non ne servirà tutto, cioè veramente tanto, comunque vabbè, quello che serve serve. E ci vado a mettere dentro alcune gocce di succo di limone. Adesso ci serve l'ultima cosa, che praticamente è la carta igienica, quindi abbiamo tutti, se spero. Penso che sì, abbiamo tutti, e dobbiamo togliere tutti i veli in eccesso, ne deve rimanere solamente uno. Quindi questi sono gli occorrenti, molto banali, quindi abbiamo tutti a casa, non si spende un'eccessiva quantità di soldi, quindi è veramente molto facile da fare. Ok, quindi io direi di iniziare. E il primo step che da fare è mettere un po' di questa bellissima roba sui punti interessati dove vogliamo andare a mettere i cerotti e quindi togliere i punti neri. I miei personalmente sono ovviamente il naso, la fronte e il mento. Quindi comincio intanto a dare una spalmata come fosse una crema, il che mi fa un po' schifo perché poi mi rimane sotto le unghie, però. Il naso ce ne vuole tanto perché il mio è abbastanza grande. Ok, sul mento. Qua è uscito un bimbo ieri, così, ogni tanto. Non fate caso alla maglietta perché ovviamente ho detto tanto sicuro mi sporco. E ho questa maglietta così proprio brutta. Ok, adesso invece quello che vado a fare è andare a posizionare la carta igienica. Tipo una mummia imbalsamata, vado a dare un secondo strato, quindi vado a rimettere questo sopra come se stessi più mummificandomi un attimo, no? Tipo ingessandomi, no? Quindi vado a riposare sopra. Ok, una volta terminato vado a lasciare in posa tutto questo ambaradam e la vado a lasciare sui 15-20 minuti, comunque lo sentite quando si sta proprio seccando tutto il composto che abbiamo creato. Io già sento che è appiccicosissimo, comunque vabbè. E niente, quindi ci rivediamo fra un pochino. Ok, allora il tempo è terminato, io non ne sento più la faccia, quindi vado a togliere questi cerotti. Allora, dalla fronte. Ora sta da vedere sul naso, perché sul naso ce ne stanno tipo troppi. Lasciamo per ultimo il naso. Io non ve lo faccio vedere perché mi fa un attimo schifo a me, senza voi.
sbaglio, ma li dava davvero? E niente, quindi devo dire che questo metodo mi piace tanto e penso che lo rifarò abbastanza spesso, anche perché, ve l'ho detto, è facilissimo da fare e qualcosa comunque toglie. Cioè io non l'avevo mai fatto prima, però so che è molto famoso su YouTube, quindi non è, però non è che ci credevo molto, perché ho detto vabbè, ma magari non te rileva, boh, invece rileva. Comunque adesso vado a fare un leggero scrub per togliere un po' di questo wow addosso alla faccia, perché si sente un po' di appiccicume, tipo così. E niente, quindi io vi saluto. Spero tanto che il video vi possa essere utile. Se provate questo metodo, fatemi sapere se davvero anche a voi ha funzionato. Me lo scrivete giù nei commenti. E niente, quindi io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!